Quali effetti ha avuto il Covid-19 sulle principali voci di spesa domestica? Come sono cambiate le tariffe nei mesi pre e post lockdown? Come approfittare del calo delle tariffe e proteggersi dagli aumenti? Lo chiediamo a Iuri Griggio di Facile.it. E allora Iuri, partiamo dalle buone notizie. Quali sono le spese che gli italiani si ritrovano a pagare di meno, grazie ovviamente, tra virgolette, al lockdown e al Covid-19? Partirei dall'RC auto, che è sicuramente una delle voci di costo che è diminuita maggiormente durante questo periodo di lockdown e soprattutto durante i mesi di marzo-aprile, dove addirittura le tariffe sono arrivate a scendere, quelle medie, ci intendiamo, del 15%. A giugno abbiamo rilevato comunque una situazione favorevole rispetto a quella di inizio anno, siamo a circa un meno 1%, con un delta su base annuale, quindi rispetto a giugno dello scorso anno, di quasi il 4%. Vuol dire un risparmio abbastanza importante per chi si trova alle prese con il rinnovo dell'assicurazione. Un'altra voce di spesa che è diminuita è quella del mutuo e soprattutto i tassi fissi. In questo caso il delta da inizio anno a giugno è stato circa di 0,30 punti percentuali. Vuol dire se passati da una tariffa, da un TAEG in questo caso dell'1,22% ad uno dello 0,95%. Che cosa significa su mutuo medio? Vuol dire circa 3.000 euro in meno di interessi su tutta la durata di un mutuo medio, che parliamo in qualche modo circa 25 anni, ma se solo si va indietro di un anno e quindi si va a luglio 2019, in qualche modo il risparmio sempre su tutta la durata del mutuo è di oltre 10.000 euro. Quindi in questo caso l'invito è per coloro che avessero un mutuo sottoscritto appunto nella prima parte dell'anno, comunque lo scorso anno ancora meglio, di guardarsi intorno per capire se ci sono delle opportunità per surrogare il proprio finanziamento. Altra voce di spesa diminuita, parliamo in questo caso di un calo del 3%, è la bolletta della luce. In questo caso è stato fondamentale il calo del costo delle materie prime, che si è rilevato nei primi mesi dell'anno, soprattutto appunto legati al lockdown, e quelle del gas, che sono addirittura scese del 4,4%. Questi naturalmente sono valori che riguardano coloro che sono nel mercato libero. Beh, dunque RC auto, bollette, mutui, c'entrano qualcosa i provvedimenti del governo per insomma alleggerire in qualche modo l'impatto economico negativo del lockdown sulle tasche degli italiani in questa diminuzione del costo e dei prezzi della spesa domestica? Ma in realtà diciamo che tutti gli interventi del governo non sono stati tanto nel calmierare quelli che sono i prezzi e le tariffe, quanto piuttosto quello di aiutare coloro che fossero in difficoltà ad affrontare in toto le spese. Pensiamo ad esempio alla possibilità di sospendere le rate del mutuo. Quindi direi di no. Questi cali che abbiamo rilevato sono sostanzialmente legati a dinamiche di mercato, quindi semplificando, la libertà dei singoli operatori che hanno scelto in qualche modo di mantenere contenute laddove sono diminuite o di aumentare quelle che sono le tariffe. Poi non dimentichiamoci anche alcune altre variazioni, come lo sono state per quanto riguarda i prezzi delle materie prime, che possono avere in qualche modo influenzato il costo appunto delle spese domestiche. Bene, adesso passiamo invece alle spese che sono cresciute dopo il lockdown. Iuri. Fortunatamente sono minori di quelle che sono diminuite, però abbiamo rilevato un incremento per quanto riguarda ad esempio i tassi dei prestiti personali. Sono passati, diciamo, il valore del TAEG medio rilevato a gennaio era circa 6,25%, è salito a più del 6,60%. In qualche modo in questo caso appunto la dinamica va letta un pochino da parte di un atteggiamento cauto da parte delle società del credito, che soprattutto in previsione di un possibile peggioramento delle situazioni dell'economia reale, diciamo, della situazione delle famiglie di molti italiani, hanno scelto di aumentare lievemente i loro TAEG in qualche modo per tutelarsi appunto da possibili conseguenze negative in termini economici. L'altra voce di spesa che è aumentata invece, in questo caso parliamo di circa più 5%, poco meno del 5% in più, è la telefonia fissa, quindi le tariffe di internet, ADSL o fibra, insomma la tecnologia di casa. In questo caso l'aumento è stato da circa 27 euro a 29 euro.
E non dimentichiamoci che per quanto riguarda i prestiti si parla di prestiti ai privati, non di prestiti alle imprese. In quel caso invece c'è stato un cambiamento ovviamente diverso con le banche e con il governo che hanno provato ad andare incontro agli imprenditori in crisi di liquidità. Ci sono delle spese che invece sono rimaste intatte, insomma non sono andate né verso l'alto né verso il basso? Abbiamo delle spese domestiche che non sono variate, in particolare ad esempio la telefonia mobile e il costo dei conti correnti. Diciamo che non abbiamo rilevato variazioni né in aumento né in diminuzione rispetto a questi servizi. E allora cosa possiamo dire a chi ci segue da casa? Come il consumatore può ottimizzare queste variazioni delle tariffe in alto o in basso, cioè in meglio o in peggio, e quindi anche proteggersi dagli aumenti in qualche modo? Il consiglio è sempre lo stesso, sia che si voglia approfittare del calo delle tariffe, sia che ci si voglia difendere dall'aumento dei prezzi. È quello di confrontare banalmente le offerte di più operatori, perché solo in questo modo si riesce a capire chi effettivamente ha applicato un certo tipo di politica a vantaggio dei consumatori e chi invece ha voluto in qualche modo aumentare i costi. Dal confronto poi appunto si può scegliere se vale la pena o meno cambiare il proprio operatore, di modo da abbassare quello che è l'importo complessivo della bolletta. Grazie allora a Yuri Griggio di Facile.it. Grazie a voi.